Amici del ciclismo, bentrovati. Siamo a Clusone per mostrarvi le immagini del secondo atto del Criterium 648. Le immagini si riferiscono alla seconda gara di domenica 8 agosto, quella riservata agli juniores, abbinata al quarto trofeo Danilo Fiorina alla memoria. L'organizzazione sempre a cura della scuola ciclismo Cene. Sono ben 153 i ragazzi partenti per questa manifestazione, avete visto poco fa inquadrate anche presenze straniere. C'è una formazione dall'Olanda, la De Uzeltrek, che schiera 4 corridori. Poi ci sono presenti le principali formazioni della Lombardia, questi inquadrati sono i padroni di casa della scuola ciclismo Cene, diretti da Marco Valotti. Dicevamo le migliori formazioni a livello lombardo, ma è importante anche la presenza di formazioni extraprovinciali provenienti ad esempio da Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Trentino. Presenze che avvalorano la qualità di questa competizione che propone un totale di 115 km e 700 metri suddivisi su due diversi circuiti. Un primo a corto raggio da ripetere 5 volte tra Clusone e Rovetta e poi i 3 giri finali con un circuito a più lungo raggio di circa 21 km con la salita di Fino del Monte che senza dubbio sarà decisiva per le sorti della corsa. Questo inquadrato è il campione regionale lombardo Sebastiano Minoia della Feralpi tra i protagonisti di questa competizione. Dicevamo 8 giri da percorrere, tutto è pronto per la partenza, allora andiamo proprio a vivere le fasi iniziali della corsa. Partiti dunque, dopo il primo giro c'è già una prima azione, a promuoverla sono Riccardo Tomasoni della Feralpi e Davide Ottone della Giovani Giussanesi, ad inseguire il gruppo sfilato condotto da Gabriele Casalini della Otelli. I due al comando vengono raggiunti da altri corridori, si tratta di Fraccaro della Casalese, lo stesso Casalini della Otelli, Gamba della Cene, Bruno del Giorgi, l'olandese Hartmann e Pagani della Biassono. Più tardi rientreranno anche Carpine della Sali Stefen e Zanni della Feralpi, ma il gruppo reagisce e al terzo giro torna di fatto compatto. Eccolo qui proprio il passaggio dal suggestivo centro di Clusone con il gruppo allungato ma di fatto compatto che va ad affrontare una nuova tornata. Cambia la situazione al quarto giro, lo vedete solitario al comando Ivan Valinotto, portacolori della Energy Team VCO Le Ponzia. Al suo inseguimento un olandese ed un corridore della Ferrari, ma vedete il gruppo è proprio lì, allungatissimo, che cerca di recuperare sul battistrada. Insiste nella sua azione solitaria a Valinotto che arriva a guadagnare fino a 1 minuto e 15 secondi. Questo è un piccolo drappello che si è formato alle spalle del fuggitivo che prova ad andare a riprenderlo. Gruppo che reagisce anche sotto la spinta del campione lombardo Sebastiano Minoia.
Dal drappello di testa escono due corridori al sesto giro. Si tratta di Lorenzo Nespoli della Giovani Giussanesi e Stefano Leali della Giorgi. Prova a reagire il gruppo, ancora molto attive le maglie arancioni della Energy Team. Al suono della campana cambia la situazione. Sui due di testa, quindi Leali e Nespoli, si riportano anche Alessio Bonora della Massi e soprattutto, lo vedete, il campione croato Nicolas Gojkovic del Team Giorgi. Perde un po' contatto Nespoli. Questo invece è il gruppo che insegue i quattro battistrada. Oltre a Nespoli perde contatto dalla testa della corsa anche Leali. Su Bonora e Gojkovic riesce nel finale a rientrare Nicolas Milesi. Andiamo quindi a vivere proprio le fasi decisive della corsa. Sotto gli occhi anche della campionessa italiana di mountain bike Sara Cortinovis. Eccolo qui proprio, è Nicolas Milesi rientrato nel finale che poi ha staccato tutti gli avversari e vince il quarto trofeo Daniele Fiorina, Criterium 648 a Clusone. Secondo posto per Alessio Bonora della Massi, terzo Bruno, Andrea Alfio Bruno del Team Giorgi, quarto il suo compagno Nicolas Gojkovic, quinto Lino Cologio della ciclistica trevigliese, sesto Gianmarco Carpene della Sali Stefen, settimo Federico Biagini del pedale casalese, ottavo Diego Ressi del Team Giorgi, nono Gabriele Raccagni della Feralpin Group, chiude al decimo posto il ligure Nicolas Calipa della ciclistica Bordighera. Questo che vedete appunto è l'ordine d'arrivo del Criterium 648, gara riservata alla categoria Juniores. Grande vittoria quindi per il bergamasco di Parri Nicolas Milesi della ciclistica trevigliese. Andiamo ad ascoltare le interviste. Partiamo proprio dal vincitore Nicolas Milesi, ciclistica trevigliese. È la prima vittoria quest'anno per me e sono veramente contento che è venuta qui a Clusone perché è vicino a casa mia e ci tenevo molto a far bene. Ho provato bene il percorso in questa settimana e sono veramente contento di questa vittoria. Grande gioia per Milesi che ci racconta lo svolgimento della corsa. Sì, all'ultimo giro c'era via una fuga di 10-15 corridori e su fino dal monte stavo bene, sentivo le gambe buone e sono partito, sono riuscito a raggiungere gli ultimi due rimasti della fuga. Siamo andati di comune accordo fino più o meno all'ultimo chilometro e appena siamo entrati sul pavé nel paese sono riuscito a dar tutto e arrivare da solo. La dedica sicuramente va ai miei genitori, a mia mamma in particolare perché mi supporta molto, ai miei amici che erano presenti a guardarmi qua alla gara e a tutta la squadra e al mio allenatore che mi trovo molto bene con lui. Soddisfatti gli organizzatori anche dal punto di vista meteo, come confermano le parole di Edoardo Maffeis. Sì, esatto, soprattutto partire dal meteo perché a metà settimana le previsioni per oggi non erano per niente confortanti e avevamo già preparato tutte le keyway ed eravamo pronti al peggio, invece fortunatamente tutto liscio e anche risultati, gare agonistiche di penso buon livello, alto livello. I vincitori sono due vincitori tosti. Le gare si sono svolte bene, credo. La partecipazione del pubblico è stata ottima, favorita anche dalla giornata di sole, quindi dal lato dell'organizzazione tutto molto bene, insomma. Piena soddisfazione dunque e Clusone si conferma casa per la scuola ciclismo Cigni. Abbiamo questo, diciamo, il nucleo organizzativo del Criterium, sono essenzialmente 4-5 ragazzi di Clusone a cui ci aggiungiamo in 2-3 della scuola ciclismo Cene, ma sono loro che reclutano poi decine di persone, volontari che vanno sui bivi e se avete visto la gran parte dei bivi, dei punti pericolosi erano coperti molto bene e sono, diciamo, orgoglioso di questa cosa e quindi speriamo che resti la volontà e la voglia di andare avanti così.
Con il podio del Criterium 648 e la riproposizione del bellissimo e vincente arrivo di Nicolas Milesi della ciclistica trevigliese proprio a Clusone, Giorgio Torri per BCTV vi saluta.